La gente si salva, e si salva vuol dire sia che non si lascia annegare, sia che non si riporta nei lager. Non è una questione, come dire, politica, è una questione umana qua. Stiamo parlando della vita di persone. Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, è stato ospite della Casa del Popolo di Cafaggio a Prato per presentare il suo libro Pescatori di Uomini. Chi sono i pescatori di uomini? Pescatori di uomini, appunto, così è stato intitolato, giocando su una metafora che è stata usata sempre dall'arcivescovo Lorefice e che appunto aveva applicato la metafora pescatori di uomini alla nostra azione, all'azione di Mediterranea e degli altri, visto che noi effettivamente siamo pescatori in senso letterale, e nel senso che appunto salviamo le persone dalle acque, ma pescatori di uomini, la chiamata in generale è rivolta a tutti, cioè oltre al mare appunto in cui annegano le persone che noi soccorriamo, c'è appunto molto forte questo mare dell'indifferenza, l'indifferenza che è sempre più diffusa nelle nostre città, davanti alle persone che soffrono, l'indifferenza, la malattia forse più diffusa oggi, e in questo mare tante persone stanno naufragando. La missione è proprio quella di pescarle, di scuotere le coscienze, di pescare le persone, perché si salvino le persone che stanno annegando o che stanno venendo abbandonate per le strade, ma perché ci salviamo anche noi, perché se annegano loro in mare o lungo le nostre città, siamo appunto noi in definitiva che ci sgretoliamo dentro la nostra umanità, e invece dobbiamo salvarci insieme, e questa è l'unica via. E noi appunto siamo sotto minaccia della mafia libica proprio per il lavoro che le nostre organizzazioni fanno, cioè quello di andare in mare a salvare le persone, perché la mafia libica punta invece a catturare queste persone in mare e riportarle nei lager libici, come denuncia molte volte Papa Francesco. L'azione delle nostre navi, come abbiamo spiegato su Avvenire, ma tante volte il giornalista di Avvenire nello scavo lo ha spiegato, anche altri giornalisti, e la nostra azione è di disturbo della mafia libica.